faremo in modo che tutti i comuni e anche i piccoli comuni delle aree interne abbiano un segretario comunale in grado di garantire la correttezza amministrativa di tutte le delibere che quella giunta o quel piccolo sindaco, piccolo in termini di comune, grande sindaco, Lorenzo prima l'ha definito eroe, insomma, ecco, senza fare gli eroi, insomma, è gente che, come dire, ci mette il cuore, ci mette il coraggio, ci mette la propria faccia, rispetto anche a un quadro normativo che grazie a Dio ora con la mia, con la riforma Nord, almeno sull'abuso d'ufficio, tenteremo di mettere in sicurezza, perché poi questi sindaci sono quelli che poi, come l'amico sindaco di Roccia, si ritrovano destituiti per un abuso d'ufficio, per una casetta installata sulle piattaforme in cemento armato che è stato considerato un abuso edilizio. Ecco. Questi sono i nostri sindaci, sono quelli che mandano avanti l'amministrazione e che rischiano di persona rispetto anche a un quadro normativo che sicuramente va cambiato. Secondo tema, rafforzamento dell'organico e delle competenze. Emanuele raccontava che avremo delle task force che andranno poi comune per comune, territorio per territorio, ad aiutare le amministrazioni locali, soprattutto quelle più fragili, per prepararsi alle politiche di coesione. Presentare domande, presentare i progetti, assisterli nell'esecuzione dei progetti e degli interventi. Quindi un'opera di affiancamento vera e propria. E insieme a questo però devo anche dire che abbiamo finalmente, dopo 12 anni di blocco del turnover, sbloccato i concorsi. Tutti i piccoli comuni e i comuni che hanno capacità assunzionali adesso in 6 mesi possono fare un concorso e dotarsi dal punto di vista dell'organico di quelle che sono le risorse umane che sono necessarie. Dobbiamo farlo. Ogni anno noi adesso stiamo tenendo la media di 157.000 assunzioni nella pubblica amministrazione, che è il completo turnover più 15-20.000 persone in più che ogni anno immettiamo nell'amministrazione, dopo 12 anni del blocco del turnover. Lo facciamo con concorsi digitali, lo facciamo con il portale NPA, lo facciamo gratis. Quindi tutti i comuni che vogliono fare concorsi e che hanno capacità assunzionali vanno sul portale NPA, chiamano la funzione pubblica e noi gli organizziamo un concorso in grado di colmare le lacune, ovviamente, di organico. Terzo tema, supporto alle strategie territoriali, che è l'altra cosa fondamentale. Prima Emanuele ha raccontato i diversi progetti, i diversi piani che la Regione ha messo a disposizione. Ognuno di quello merita un approfondimento con degli specialisti. Noi metteremo come format a disposizione questi specialisti e affiancheremo ovviamente la Regione Abruzzo. Questo era per tradurre in molliche di pane quello che il nostro conduttore diceva prima, perché ha delle competenze. Ecco, l'ho tentato di tradurlo in 3 esempi concreti, semplici e facili, che anche chi non è specialista dei fondi comunitari o dei fondi europei possa comprendere. Chiudo su un altro tema però. Noi non dobbiamo dimenticare i dipendenti che abbiamo, perché i dipendenti, anche se hanno 50 anni, anche con le leggi sulle pensioni che tenderanno ad alzare inevitabilmente, diciamo, l'età pensionabile, per almeno altri 14-15 anni saranno con noi. Dobbiamo formarli, dobbiamo dare a loro una chance di formazione e anche di carriera, perché non possiamo avere personale totalmente demotivato che continua a lavorare con noi. Anche lì abbiamo aperto un portale digitale gratuito che Emanuela ricordava, si chiama Syllabus, che ha già 3 profili di competenze molto importanti: la transizione digitale, la transizione ecologica ed energetica, la cybersicurezza e ora il codice degli appalti. Tutti i dipendenti pubblici che vogliono si accreditano su questo portale, fanno un test d'ingresso per capire a che livello sono e il sistema gli consente di poter costruire un proprio profilo di formazione. Lo fanno gratis e durante l'orario di lavoro, anche qua. Non ci sono più alibi. Chi vuole avere occasione di formazione ce l'avrà e quel corso di formazione andrà nel fascicolo del dipendente e verrà come titolo per le progressioni di carriera e anche per le indennità di risultato a fine anno. Insomma, tanta roba. È una riforma della pubblica amministrazione vera senza fare leggi. Perché il tema è, Lorenzo, anche quello che abbiamo bisogno di semplificazione. Basta, basta. Dobbiamo mettere a terra tutti i progetti che abbiamo e dobbiamo anche snellire tutte le procedure, perché tutto quello che ho raccontato e che anche Emanuele ha raccontato, senza un'opera di semplificazione normativa e amministrativa non lo portiamo a casa. Oggi un'opera pubblica in Italia che vale qualche milione di euro ci vogliono 12 anni per realizzarla, ma dove andiamo? Il tema non è il nuovo codice dei contratti, il tema sono le procedure, quelle che si chiamano endoprocedimentali, i passaggi tra ufficio e ufficio, le autorizzazioni interne da singoli enti. E questo è il tema. Domani ne parleremo con l'amico
Mauro Miccio a proposito delle zone di economia speciale, perché il modello delle zone di economia speciale è un modello di semplificazione anche di natura amministrativa, quindi è su questo che dobbiamo lavorare, far diventare quella roba lì, che è un'eccezione, la regola di funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Senza semplificazione e digitalizzazione non portiamo a casa i risultati di un'amministrazione più moderna, più efficace e più snella. Questo è il tema. Noi ci siamo. Siamo a fianco della Regione Abruzzo, porteremo in giro per l'Italia, stiamo facendo un'iniziativa che si chiama Facciamo Semplice l'Italia e ogni mese incontriamo una regione. La Regione Abruzzo l'abbiamo incontrata all'Aquila qualche mese fa e siamo voluti partire dall'Aquila per tante ragioni che non vi sto evidentemente a raccontare, anche di natura personale. Però questo modello, per quanto ci riguarda, è davvero un po' di più di un modello pilota, perché se i modelli pilota fanno pensare al laboratorio, alla macchina che esplode, per noi questo è un modello operativo. Deve diventare il modello Italia per tutte le regioni. Buon lavoro. Grazie.